e non va bene perché ce n'è uno sulle corse, vedo un pelo anche sul canapè. Quando sei Maria Dolore, quando sei che mal d'amore, quando sei mala su vela, quando sei mala dottore, quando sei Maria Dolore, quando sei che mal d'amore, quando sei mala su vela, quando sei mala fuori. Non sono una sirena, qualcuna che furi la guerra, dove mai finito, non sono una sirena. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera. Benvenuti a Quarantenna e con noi c'è Andrea Barone, un vero piacere buonasera. Averti qui. Ciao, ciao Andrea, un caro imitatore. Andrea, buonasera. Fantastico. Sono veramente felice di essere con te. Ci siamo sentiti qualche giorno fa per essere io, fra virgolette, ospite, ma per fare compagnia a chi ci guarda in questa tua diretta, che so che riscuote tantissimo successo e sono felice di questo perché è vista da tante persone, quindi significa che comunque i telefonini, il web e quello che si instrada ormai con la rete riesce ad arrivare nelle case o comunque nei telefonini infatti, persone che ci guardano. È vero, quello che stai dicendo è una verità, cioè questo è un canale alternativo che noi percorriamo e che ci consente di arrivare nelle case, per strada, nelle macchine delle persone. Noi lo facciamo con una live, quindi cerchiamo di arrivare nell'immediato. Se poi non accade, però confidiamo sempre in tutta quella miriade, grazie a voi e bontà vostra, carissimi amici che ci ascoltate sempre, di condivisioni che vengono fatte sia su Facebook che su altri social e poi anche in particolar modo su YouTube, dove la nostra live poi trova una successiva diffusione. Bene, Andrea, allora io approfitto di questa opportunità di averti qui su Quarantenna per cominciare un attimino a scoprire un po' più di te, perché tutti noi ti conosciamo perché stai nei canali, quelli, voglio dire, quelli ufficiali, quelli formali, quelli pomposi, e magari uno poi non ha mai l'occasione, la possibilità di porti qualche domanda più, come dire, intrigante, cioè cercare di capire un po' di più della tua vita, di quello che fai, di come hai iniziato, ad esempio. Ecco, tu come hai iniziato? Allora, caro Andrea, tu mi insegni che l'imitatore inizia sempre da bambino. Sempre a scuola, imitando i professori, e non è poi una frase fatta, devo essere sincero, io iniziai realmente così, imitando i miei professori. Mi ricordo un mio professore stranissimo di educazione artistica, una volta c'era l'educazione artistica a scuola, e mi ricordo che questo era fissato con gli UFO, quindi immagina che professore strano che c'avevo, e iniziavo a imitarlo, il prete che ci faceva l'ora di religione, e poi i vari professori, continuando poi, iniziando dalle scuole elementari, con le scuole medie, poi col diploma, imitavo tutti i miei professori, ma ero veramente... Quindi sono state le tue prime vittime, diciamo, no? Beh, sicuramente le mie prime vittime sono stati i miei professori, i miei amici, le persone che conoscevo, sicuramente. Ma io mi chiedo, cioè, tu sei originario di Ragusa, quindi Sicilia, Ragusa, ti collochiamo allora, a Ragusa, paesino, no? di Ragusa, allora, poche migliaia di anime, ti avranno amato o odiato? Cioè, qual era il tuo rapporto con queste poche migliaia di anime? Ecco. Allora, sicuramente mi hanno odiato da bambino perché facevo gli scherzi telefonici, immagino che una volta... Con la voce di Corrado mandai una signora all'ufficio postale perché gli dissi che aveva vinto una lavabiancheria. Poverina, andò all'ufficio postale e naturalmente voleva ritirare a tutti i costi il premio. Sì, voleva questa lavabiancheria. Poi il giorno dopo io, per essere ancora più cattivo, la richiamai. Dico, signora, con la voce, oh signora, ma è andata a ritirare la lavabiancheria? Questa signora me ne disse di tutti i colori. Delinquente, di tutti i colori, perché assassino, si rese conto, si rese conto che era uno scherzo. Beh, sicuramente nel paese, quindi tu imperversavi proprio
nell'ambito del paese oppure cioè, ti concedevi anche qualche gita fuori porta con le tue Guarda, io sono bravate, tra virgolette? diventato. Allora, io intanto da bambino, sicuramente ho iniziato nel paese dove vivevo, a Monterosso Almo, e dove vivo tuttora, nel paese, a Montero, perché ho casa sia a Monterosso sia a Ragusa. Ovviamente hai la scorta, vivi blindato perché insomma, dopo tutti questi anni c'è cioè, gente, cioè, Sì. chi No, no, non lo sa ti dirò. per certo sospetta che lo imiti chiaramente, no? Sì, sicuramente questo. No, ti dirò che io, tra l'altro, sto molto bene in Sicilia. Io ho vissuto per tanti anni a Roma, mi sono trasferito poi a Milano, dove ho iniziato quindi da bambino fino al diploma, e poi andai in una scuola nazionale che era il Laboratorio delle Voci di Franco Rosi, un grandissimo imitatore, la voce del Telegattone, tutte le voci che si facevano una volta a Super Classifica Show. E tra l'altro grande imitatore Franco Rosi, Sono il che purtroppo non telegattone Mauro. bravo, Sarebbe questo. che purtroppo Franco non c'è più da 2 anni, e quindi andai in quel laboratorio perché una volta feci uno spettacolo così per dilettanti a Siracusa, e ero proprio piccolo, ero credo quinta elementare, prima media, non mi sto ricordando bene. Pensa che andai a fare le mie imitazioni, imitavo Sbirulino, imitavo Topo Gigio, le voci che poteva fare un In bambino, dai. coerenza con quella che era chiaramente Ma anche l'età, grandi, quindi anche facevo Buongiorno, facevo i conduttori di allora. E non sapevo che in giuria quella volta c'era Franco Rosi. E quando mi vide, immediatamente venne dietro le quinte, parlò con mio padre, dice: io questo ragazzo, questo bambino voglio portarlo con me a Milano. Mio padre dice: prima facciamolo diplomare, facciamogli fare tutti gli studi questa nell'ottica, no? che Cioè, lui proprio prima la cosa. vuole fare, e poi realmente dopo il diploma me ne andai a vivere a Roma e me ne andai anche a Milano dove c'era E il quindi laboratorio. suppongo che tu soffrissi parecchio, cioè prima sto diploma, il post diploma, cioè, Sì, non vedevo l'ora di fremevi, fremevi, finire, non fremevi, vedevo l'ora di finire, poi mi fremevi. diplomai. E poi è iniziata da lì questa avventura, che poi è avventura piacevole perché poi, sai, iniziò l'avventura nel 90, quindi 89-90, un sacco di anni fa, facendo proprio da semi professionista, perché poi uscendo dal laboratorio mi divertivo, conobbi un impresario a Ragusa, si chiamava Nino Criscione, e fu lui il primo che mi mise su un palcoscenico a fare Che proprio poi le imitazioni vere. Criscione è un cognome proprio tipico ragusano, cioè Sì, Criscione è io ne conosco per parecchi, Sì, è proprio un di cognome origine proprio. Sì, ragusano. Sì, è un Criscione. cognome ragusano. E quindi, niente, iniziai a fare gli spettacoli, poi iniziò quell'avventura meravigliosa che durò per 16 anni, che fu insieme con Salvo La La Rosa, Rosa. e da qui, niente, da lì è iniziata la mia vita in quello che poi la gente conosce, che tutti mi conoscono perché sono Andrea Baroni, l'imitatore di Insieme. Andrea, però tu hai parlato di Rosi, che sicuramente è un grande imitatore che ci ha veramente fatto tanto ridere, sorridere, però c'è anche un'altra figura cui tu ti sei ispirato, un altro imitatore che accostava alla voce anche il trasformismo, la capacità anche di assumere vesti diverse, eccetera. Questa qui forse l'hai presa da lui, da Alighiero Allora, Noschese. guarda, io ero veramente innamorato di Noschese, ma perché Noschese mi faceva impazzire per il fatto delle trasformazioni di questo viso di gomma che lui aveva, che riusciva a imitare tutti i personaggi. Incredibile, incredibile, È veramente incredibile. straordinario, anche se devo essere sincero, le voci non erano identiche, come È naturalmente vero. tutti quelli che facciamo questo lavoro possiamo avere Caratterizzava, caratterizzava più che altro. 10 personaggi che vanno bene, 3 che sono identici, ma gli altri, insomma, ci si assomiglia, insomma, cerca di assomigliare. Invece, Noschese era straordinario, Noschese era un trasformista, aveva una faccia di gomma e poi era meraviglioso, ma fu veramente lui il primo imitatore È vero, sì. italiano conosciuto. C'era qualcun altro prima di lui, poi arrivò naturalmente Sabbani, poi arrivò prima Alfredo Papa. Allora, Noschese, Franco Rosi, Alfredo Papa, Sabbani e poi i vari imitatori che sono arrivati nella televisione, nello spettacolo italiano. Tra l'altro adesso ci sono degli imitatori straordinari.
dei colleghi E comunque, meravigliosi. c'è questo doppio filone degli imitatori, cioè ci sono quelli che si dedicano proprio al 100% alla voce, a perfezionare la voce, qualche, come dire, mossa che riprende, il viso, eccetera, caratteristica del personaggio, ma invece ci sono gli altri che investono anche, a parte la voce, anche sul travestimento, no? Beh, Quindi sono sì. due filoni diversi, no? Un Sì, po'. sono due filoni diversi di imitazione. C'è chi imita solamente con la voce, quindi si diverte, c'è invece come me, chi come me che si diverte a trasformarsi nei vari personaggi che poi vado a fare. E mi diverte perché lo facevano Schesi. Io diventai imitatore sicuramente grazie a questo amore che avevo per Grazie, Schesi, grazie. per le trasformazioni, quindi dovevo farlo per forza in quel modo, non in altro. Io vorrei fare vedere adesso una clip, che è un tuo recente video, che ci fa incontrare un personaggio che tu imiti, per come la vedo io, in maniera proprio egregia. Ce lo vediamo insieme e poi dopo ne Vai, parliamo. vai, vai, vai. Da molte notti non dormo più, il ciuffo bianco mi fa su e giù. Quando l'ho visto lungo la strada, la mia pressione è aumentata e mi sono innamorato, ma di tuo marito sono ingelosito quando sta con te. E mi sono innamorato, ma di tuo marito che per te è sprecato deve star con me. Soffro da un po' di miopia, non vedo bene, ma sento la scia del profumino quando mi sfiora. Sarà l'anguria che sempre divora. E mi sono innamorato, ma di tuo marito sono inferocito quando sta con te. E mi sono innamorato, ma di tuo marito, anche se non vedo e come piace a me. Ehi, Malgioglio, ma l'hai guardato in faccia? Pare un'arancina mischiata con una scaccia. Allora è proprio vero che tu non vedi un cazzo. Vai dall'oculista, poi scappa come un razzo, eh? Eh beh, qui è, cioè, la somiglianza è Allora, inquietante. sì, no, guarda, a proposito di Noschese, lui era truccato da un signore che si chiamava Adriano Carboni, Rino Carboni, scusa, che era, credo, uno tra i più grandi truccatori italiani, era proprio, lui faceva i trucchi di somiglianza. E per quel malgioglio mi truccò il figlio, che è Adriano Carboni, che poi è quello che mi realizza tutte le parrucche, tutte le calotte, tutti quegli armamentari che utilizzo per diventare i vari personaggi, ad esempio parrucche introvabili in commercio che si fanno appositamente, ad esempio questa, perché tu la metti, diventi lui e basta, diventi l'occhialino. Amore, ma è meraviglioso quando mi hai chiamato, mi hai fatto sentire veramente una regina, amore. Sei straordinario, sei meraviglioso. Poi la tua trasmissione, amore, ho saputo che è guardata da tanti bei maschioni siciliani, ma cosa chiedo di più, amore? È la migliore cosa per fare questo, amore. Questo è un lavoro stupendo, amore. Ma no, non ti ha messo un po' in soggezione il fatto di imitare a parte diciamo un siciliano, no? Ma un colosso, perché praticamente della musica, perché No, tante, figurati. tante cose le ha composte lui, cioè forse i tre quarti Sì, delle cose che ascoltiamo in Italia le ha lui ha fatte lui. scritto per Mina, per Infatti. Lavanoni, ha scritto per Patti Pravo, un grandissimo paroliere che tra l'altro io conosco. Immagina che noi mandammo questo. Allora, questo video nacque per scherzo, perché c'era questa canzone che ci faceva morire dalle risate. E una sera eravamo a cena io e Carlo Canebba,
Appunto, volevo salutare anche Carlo Canebba, che con il suo fisico Carlo eccezionale, insomma, anche lui ha imitato un fisico eccezionale, lo ha imitato abbiamo copiato il video originale di Malgioglio, abbiamo fatto fra virgolette tale e quale, per rubare il titolo a una nota trasmissione televisiva, e ci divertimmo quella volta. Tra l'altro non c'è solo Carlo Canebba, c'era anche Mariuccia Cannata, c'era Antonella Cirrone. Beh, ci siamo veramente divertiti quella volta, c'era Mr. Max che scrisse quella parodia, e quindi nacque per scherzo. Poi questo video lo mandammo a perché siamo amici di Malgioglio, lui impazzì per questa cosa e lo condivise nel suo canale YouTube, Instagram, e poi le cose diventano virali a quel punto, e poi ci siamo divertiti a farlo, dai. E poi lui al di là di questo, come dire, approccio un po' distaccato, no? Perché sembra sempre che voglia prendere le distanze, poi un personaggio, molto lui ha creato questo personaggio secondo me vincente, e quindi continua a fare il personaggio Malgioglio. Poi se lo conosci nella vita privata ti fa morire dalle risate, proprio ti fa veramente scatapesciare dalle risate. Ma io, allora, quello che vorrei capire, no? E tu, allora, vedi, come nascono questi personaggi? Cioè tu vedi qualcuno e dici, ma questo quasi quasi potrei anche... Sì, più o meno. Sai, le voci si capiscono che si possono imitare dal fatto che tu vedi e immediatamente ti viene quella voglia di imitarlo, quella voglia di fare quella voce. Poi naturalmente ti rendi conto subito se è una voce che entra nelle tue corde oppure è una voce impossibile per te da imitare. È possibile che c'è un altro tuo collega che lo fa meglio o che lo fa benissimo, io non ci riesco, ci sono quelli che faccio io che alcuni non ci riescono, è sempre così. E quindi poi si decide di fare imitazione, si studia parecchio, si vede il personaggio sempre gli atteggiamenti, le mosse, un po' come qualche tic, qualcosa. Certamente, e quindi si esasperano i tic, le inflessioni dialettali o piuttosto quelle particolari cose che fa il personaggio, e poi nasce l'imitazione. Che poi l'imitazione in realtà appunto è una caricatura, no? È come la vignetta, no? Cioè, l'imitazione può essere... Non è che deve essere proprio uguale, però la deve ricordare tantissimo. Uguale no, perché non è possibile fare l'imitazione uguale. L'imitazione la fai simile al 90%, 99%, al 95%, non uguale, perché le corde vocali o comunque la tonalità delle voci cambia da persona a persona. Chi fa l'imitatore cerca di avvicinarsi a quella tonalità con le prove, con le alte, con le basse. Che poi, tra l'altro, immagino che la voce poi diventi solo il 40-50% del lavoro, perché poi appunto bisogna anche studiare i testi. Ma che deve dire questo? Cioè, che deve fare? È importante, cioè, questa cosa, ecco, di Malgioglio. No? I testi sono importantissimi. Però poi alla fine devi rendere, quindi devi anche studiare sul personaggio. Certo, un autore straordinario che si chiama Daniele Giacchetta, che è di Terni, che mi scrive delle cose veramente carine. Ad esempio mi ha scritto questa cosa pensando a un grande giornalista, mi metto la sua parrucchetta, pensando a un grande giornalista che non si vede tanto in televisione ormai, ma secondo me è un tipo che faceva morire dalle risate, che è il grande Luca Giurato. Carissimo amico mio, come stai? Sono veramente contento di trovarmi con te, perché sono felice, perché questa sera ti presento il mio ultimo libro. Hai visto quanto so bello? Si intitola Che bella figura, centinaia di frasi per tutte le occasioni. Te ne dico qualcuna? Guarda, te ne dico qualcuna, perché comprate questo libro e troverete le frasi che potete utilizzare quando più vi conviene. Ad esempio, tu uomo sei stato in compagnia di una ragazza e al momento dei saluti vuoi fare il galante sperando di incontrarla un'altra volta? Basta dirle: a presto signorina, spero di rivedergliela, e farai una figura meravigliosa. Oppure vi trovate a un funerale e volete fare le condoglianze ai parenti del defunto, vi avvicinate e sussurrate con molta discrezione: congratulazioni, 100 di questi giorni. Con questo libro farete delle meravigliose, straordinarie, incredibili figure di merda. Ma fare la caricatura Giurato
sinceramente è una sfida, perché già è lui una caricatura, quindi è una caricatura lui, allora proprio, sì, devi andare a inventarti delle cose, quindi grazie alle mie, io do delle dritte al mio autore e poi Daniele scrive delle cose secondo me molto carine, molto carine. Allora, io da quello che ho capito, in alcuni casi così ti capita di imbatterti in un personaggio che poi magari è più o meno famoso e dici, lo imito, ma ci sono stati dei casi in cui ti sei proprio incaponito, cioè io quello lo voglio imitare, cioè sei partito al contrario, cioè che sei stato tu a cercare il personaggio e lo voglio imitare a tutti i costi. Cioè, succede quando te li chiedono, ad esempio in televisione, quando fai la trasmissione delle cose, ti chiedono, senti, a noi devi farci questo personaggio, oppure devi aprire questa puntata con questa imitazione. Mi successe una volta ad Insieme, iniziamo la trasmissione a gennaio quell'anno, e allora la Rosa mi chiese di aprire la trasmissione con il messaggio del presidente Ciampi. Allora c'era Ciampi presidente, voce che io non avevo mai imitato. E allora mi andai non ce l'ho in menu, non ce l'ho, no, momentaneamente, in menu non c'è. Allora in mi andai a vedere i video di Ciampi, a studiarmi Ciampi, e poi feci imitazione, naturalmente truccato dal suo studio, con un messaggio di apertura carino, quell'anno della trasmissione Insieme. Io volevo far vedere qualcosa dei tuoi personaggi, mando un'altra clip così ci gustiamo alcune delle tue... Io spero, spero che non si termina la batteria, perché non so che sta succedendo. Ah, ti immagini, cioè fai un colpo di scena. Colpo di scena. Speriamo di no. Andiamo. Ecco il sole, c'è là dentro un po', sole di primavera, su quello scoglio di maggio è nato. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Solamente tu. Di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare e non c'è sesso senza amore. Complimenti Andrea, complimenti veramente. Guarda. Grazie, grazie, grazie. Senti, ma qual è il personaggio che ami di più, che ti è rimasto più nel cuore? Allora, che comunque uno dei personaggi che amo di più, ma ormai è saputo e risaputo questa cosa, è Renato Zero. Io proprio mi diverto a imitare Renato, vado a tutti i suoi concerti, prima fila sempre, cioè, prenoto i biglietti quando escono perché faccio parte di questo suo fan club. E quindi noi abbiamo, chi fa parte del fan club ha questa possibilità di comprare i biglietti 2-3 giorni prima che esce la prevendita ufficiale, quindi vado a beccare sempre i posti in prima fila. Ma non è che lo fai per farti perdonare, no? Cioè, ma ogni tanto sì, lo finanzi così. Sì, Renato mi piace, tra l'altro immagino mi piace così tanto che quest'anno mi sono divertito, mi hanno un mio amico, un carissimo amico mio, mi chiede, dice, guarda, io mi piacerebbe che tu facessi uno spettacolo dove cantassi solo e solamente le canzoni di Renato. E dico, ma no, non mi va, sai, solite cose che poi ci devi lavorare. Alla fine questo mi ha convinto e dice, guarda, sono sicuro che verrà una cosa bellissima. E quest'anno abbiamo fatto uno spettacolo, l'anno scorso abbiamo fatto uno spettacolo in giro per un po' di piazze in Sicilia che si chiamava Ricomincio da Zero, dove io cantavo solo Renato Zero con dei cambi di costume, tutto live naturalmente. Fantastico. col gruppo live, è venuto veramente un lavoro straordinario con degli attori, ballerini dentro, poi quando io mi metto a fare una cosa la faccio bene, e quindi niente, è venuto fuori un bel lavoro. Quindi, questo, per omaggiare Renato,
una bella esplosione di grinta, perché dopo quel Sì, periodo che questo. eravamo stati lockdown, chiusi a casa, Bravo, proprio, cioè, dico, bravo, ancora non è bravo, bravo. proprio finita, però dico, Ma speriamo che finisca presto, poi sai, speriamo. purtroppo le notizie che si sentono ultimamente in televisione non sono bellissime, No, no, no. ma veramente sono, Certo. non ce lo aspettavamo nessuno di Infatti. sentire. Il problema che potrebbe, come dico, ma sicuramente non è così, sai, tutti ti dicono questa bomba nucleare, questa Infatti, terza guerra speriamo mondiale, tutti di guarda no, veramente, perché non abbiamo speriamo di fatto in no, tempo di speriamo. uscire da un tunnel che già siamo entrati in un altro, Ma che è sai, mi ancora metto più purtroppo, tetro e più. bravo, mi metto purtroppo nei panni di chi la sta vivendo, ed è una cosa tremenda. Speriamo che tutto finisca e che chi è lassù illumini le menti dei personaggi che stanno muovendo le fila di questa cosa Speriamo, tremenda. speriamo, speriamo Speriamo, veramente. speriamo. Altrimenti potresti tentare un'imitazione tua e dire cessate Sì, tutto, faccio cioè, ma l'imitazione, sì, magari faccio funziona, l'imitazione. speriamo, speriamo, Bravo, bravo, potrebbe anche funzionare. faccio Ascolta, ma tu, l'imitazione. allora, in realtà i tuoi spettacoli non sono mai uguali l'uno con l'altro, cioè lo spettacolo è uguale, però cambiano. Cos'è che ti stimola? Forse, non so, il pubblico, l'ambientazione, cioè, No, ma mi... inserisci sempre No, cose guarda, nuove. certo, ma questo è normale. No, mi stimola il fatto che mi piace questo lavoro, che amo questo lavoro e quindi poi quando finisco una stagione di serate, una stagione di spettacoli, poi immediatamente mi metto al lavoro per scrivere qualcosa di nuovo, per inventarmi qualcosa di nuovo, ma è giusto che sia così, uno, per non stancare il pubblico e due, perché ti stimola Però ho personalmente. notato che c'è comunque uno scambio, cioè non è una cosa univoca, cioè non siete che ti presenti al pubblico, ma il pubblico ti dà dei feedback, cioè forse anche questo è il motivo per cui riesci a variare, inserire delle Beh, cose, cioè delle piccole. sicuramente, bravo, sicuramente il pubblico ha una parte importantissima in questo lavoro, proprio perché sono loro che decidono se è uno spettacolo bello, se è uno spettacolo è brutto, se è uno spettacolo funziona. Il pubblico che decide. Tu puoi essere più bravo del mondo, però succede, come è successo a tutti, che una sera quello spettacolo la gente impazzisce, ti applausi, risate e cose, la sera E dopo già tu invece è più vai. Certo. freddo. E quindi sai, e succede quindi che ti rendi conto delle cose che devi cambiare, delle cose che possibilmente non funzionano, delle cose che funzionano in Sicilia ma non funzionano in Lombardia, delle cose che funzionano, capisci? Quindi è questo lo stimolo che ti fa cambiare di volta in volta quello che fai. A proposito di spettacoli, stai organizzando qualcosa in prospettiva, visto che insomma già quell'ultimo freddo e poi di stagione, poi si va verso Oh, sto lavorando, sì, le sto mete lavorando estive, al. no? Sì, no, questo se ne occupa il mio impresario che è Salvatore Tolomeo, è lui che poi ci chiama e ci dà i calendari delle varie piazze dove ci manda, che manda i suoi artisti. Quindi Tolomeo decide poi dove. Decide Tolomeo, ma anche chi poi si compra lo spettacolo. Ma sicuramente il nostro impresario, il mio impresario che è Salvatore Tolomeo, è quello che poi decide quello che noi. È già in azione, è già in azione. C'ho il 10% di batteria, 10%. Mamma mia, no, non so se ce la Quindi, facciamo. Comunque, ma allora speriamo. a questo punto faccio un'altra cosa. Mando un'altra clip carina con altre tue performance, visto che parlavi di zero e zero sia. Ah, meno male, meno male. Vediamo Renatino. Prima un Ah, assaggio di Rocky Robert. io l'ho conosciuto, sai, bellissima persona. Di tutto e faccio di tutto per stare con te. Con te, sono già Amanda Lear. Don't you know where I come from? Can't you feel I'm coming on? Il Eccolo. carrozzone Eccolo, va Renatino. con le regine, i suoi fanti e i suoi ridi buffone, c'è scaramanzia. È uno dei giorni che dipende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede se fosse ormai, va bene, penso tra di lasciatemi cantare con la chitarra in mano,
lasciatemi cantare una canzone piano piano. Tutte gira, gira, tutte girano le giri, giri toccale, toccale. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di toccale, toccale. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di toccale. Allora, questo è un cavallo di battaglia, perché sicuramente te lo sarai portato da quelle famose audizioni. Da bambino me lo porto dietro sempre, dopo Gigio, che poi mi diverte, che è poi un personaggio straordinario, fa parte della nostra cultura televisiva italiana, quindi me lo porto sempre. E, mi chiedevo, ma a te capita di metterti proprio nei panni dei tuoi personaggi, anche quando non sei, quando non stai facendo spettacolo? Cioè, ti capita di pensare oppure di agire o di fare una battuta come se fosse... No, ti identifichi in qualche modo, ecco. No, vabbè, poi stacco la spina, nel senso che... Basta, ormai lo faccio da talmente tanto tempo, lo faccio veramente ormai da talmente tanto tempo che poi stacco la spina e divento Andrea Barone nella mia vita privata, normale, a casa mia. No, i personaggi poi li faccio sul palco o quando vado a registrare le mie cose. Pensa che martedì prossimo su Video Mediterraneo stanno andando in onda una trasmissione di grandissimo successo, guarda, non ce lo aspettavamo, ma veramente grande, grande successo, grandi ascolti, il teatro sempre pieno, che è il live show con Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo. Martedì farò un personaggio che forse non so se si ricordano le persone, però io me lo ricordavo da bambino. Perché immagina che mio padre, una sera c'era un gruppo musicale che suonava questa canzone e mi disse: vai sul palco a cantarla. Io non andai, perché non sapevo le parole. E sai di chi sto parlando? Di un personaggio che ha venduto nel 1976-77 milioni di copie di dischi, proprio in vetta alle classifiche europee, i primi posti nella classifica mondiale. E sto parlando di Afrik Simone, che cantava Ramaya. Questa canzone è bellissima. Lo farò, lo imiterò martedì prossimo, proprio truccato da lui. Quindi diventerò bellissimo, più scuro di come sono. Mi divertirò a imitare Afrik Simone. Guarda, avevamo quasi, io personalmente quasi rimosso, però man mano che tu accennavi e poi guarda, se la senti poi immediatamente ti torna in mente Ramaya, che è famosissima. Immagina che io per imitarlo sono andato a sbirciare su YouTube e ho visto che lui tuttora lavora tantissimo, ma in tutto il mondo lo chiamano, la canzone è stato un successo mondiale. Ho visto dei filmati sui suoi nell'est, nella televisione russa, ho visto in Italia tante volte con Carlo Conti. E se vai a sbirciare trovi Ramaya veramente ramificata in tutto il mondo. Tante volte, guarda, quando azzecchi proprio il tormentone, poi te lo può, cioè diventa una rendita per tutta la vita. Ma lui vive grazie a Ramaya, questo infatti, cioè, proprio quella è stata una volta la centrata, come alcuni dei nostri cantanti, quella è, cioè, capito, e quindi vivono con quella canzone. Infatti. E allora io non vorrei perderti per strada, perché se vedete, dimmi come siamo messi con la batteria, ecco. No, vedo ancora che c'è del verde, ancora regge, ancora. Che non ancora... So, no, perché poi tra l'altro sai cos'è? Il cavo che non arriva dove sono. Devo togliere le cuffiette per mettere il cavo, un po' un casino. Diventa un po' complicato. Credo di bene, ripeto, se dovesse staccare, se dovesse staccare, fai tu le mie veci, fai tu l'imitazione. No, però vorrei salutarti, ti immagino, cioè, ti dovrei studiare, anch'io dovrei capire, insomma, però ecco, no, ci tenevo comunque a chiudere con te, evitare che insomma crollasse tutto. Quindi, siccome abbiamo detto un po' tutto, abbiamo chiacchierato di tutto, di più, mi sembra che anche il momento ottimale, migliore, diciamo, per
per arrivare ad una conclusione, quando tu hai solo 8% della tua, l'8% della tua batteria, con un verde che magari può durare qualche minuto soltanto. Che dire, Andrea, ti ringrazio veramente di cuore per questa tua presenza, per questa tua partecipazione. Ma grazie a te per avermi invitato, sono veramente felice di essere stato in compagnia tua. Devo essere sincero, non conoscevo Quarantenna, ma ti assicuro che la andrò a cercare. Cosa hai fatto e grazie. Cosa farai in seguito? Grazie, grazie. Spero anche di averti in altre occasioni, insomma, sicuramente. In maniera tale che avremo modo di come dire, in work in progress, capire come vai avanti, cosa fai, le cose che prepari. Assolutamente, non è un problema. Mi chiami se sono disponibile, se sono libero, se sono qua. Che sono libero nel senso che non sto lavorando, registrando televisione, certo, eccetera, certo, eccetera. Certo. Ma con immenso piacere. Benissimo, Andrea. Grazie ancora, salutiamo i nostri spettatori, mi raccomando, condividete, fate girare la live, che finisce ad essere live tra qualche minuto, resterà un post sul gruppo e nei vari gruppi in cui sarà condiviso, e poi il video andrà pubblicato anche su YouTube. Ci lasciamo con l'ultima clip di Andrea. Grazie. Che è una cover di Piange il telefono. Ah, questa è bellissima. Adesso ho fatto Domenico Modugno e sua figlia, vero, proprio, bello, ti sei superato. Bello. Benissimo, grazie ancora, Andrea. Ciao Andrea, arrivederci, buonasera a tutti, grazie. Ciao. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma. Ho un'offerta che... Chi sei? Il gestore dell'altra volta? Prova a chiamarla, ma sta lavorando. Non so se può venire. Dille che ho qui un'offerta importante che le farò. Ma tu hai fatto qualcosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre... Dille che non ci sono. Ma dimmi, a internet di già ti copre tutta casa? E quanti giga? Certo, la DSL con 100 giga l'ora, chiamate illimitate che porto anche a scuola. Però io ho solo un telefonino vecchio, i compagnetti hanno l'iPhone, io no. Dille che son qui, la chiamo da 6 anni e un contratto ancora non lo fa. Eh no, sono 5 anni. Ogni volta che chiami è un dramma. Cambia articolo, secondo me. Aspetta, Piango al telefono perché non comprerà. Anche se regaliamo la nostra offerta, lei non comprerà. Piango al telefono, compra se hai pietà, però nessuno mi risponderà.